Elvira Mancuso, Ilaria Alpi e Anna Politkovskaja sono queste le tre figure femminili che l'associazione Onde Donne in Movimento ha deciso di ricordare aderendo alla campagna di toponomastica femminile 8 marzo, Tre Donne, Tre Strade. Propongono infatti all'amministrazione comunale l'intitolazione di tre rotatorie che in linea d'aria si susseguono in un certo senso, quella di Via Turati, quella che collega quest'ultima alla Via Cossa e la rotatoria di Via Leone XIII, di fronte al Comando Provinciale dei Carabinieri. Nella giornata internazionale della donna, toponomastica femminile a cui noi aderiamo, lancia da diversi anni questa iniziativa Tre Donne, Tre Strade. E gli altri anni noi non avevamo altre intitolazioni in mezzo, diciamo, in cui dovevamo avere ancora le risposte dall'amministrazione, quindi abbiamo lasciato perdere. Mentre quest'anno, visto che quelle che avevamo chiesto, l'ultima Rita Borsellino è andata a buon fine, quindi ci siamo un po' concentrate su questa richiesta. E abbiamo scelto le rotatorie perché è una, diciamo che una richiesta che va in una direzione che non è definitiva, nel senso che può essere giostrata, nel senso se ci sono delle strade che non sono intitolate, potrebbe anche andare bene l'intitolazione. E noi chiediamo anche di fare parte, che il comune istituisca la commissione toponomastica, in maniera da essere presente quando si fanno le scelte. Questa richiesta l'aveva fatta anche Storia Patria, in effetti. Onde Donne in Movimento torna anche su un'altra proposta, quella che riguarda l'apposizione di due targhe. Una targa a Rosalie Maumasson, che è stata l'unica donna a partecipare alla Spedizione dei Mille, e che ha partecipato anche alla battaglia di Calatafimi durante il 1860. E l'altra, sempre riferendoci ad Elvira Mancuso, è mettere una targa, una stela, qualcosa, nel luogo dove lei abitava. Disponibilità al confronto ad un incontro intanto da parte dell'assessore al ramo Ettore Garozzo. Non posso che raccogliere queste loro proposte e tentare di discutere con loro di quali possono essere quelle più fruttuose, quelle più perseguibili. E tra queste ce n'è una che è quella di intitolare alle donne meritevoli le rotatorie della città. Io penso che ci si possa anche confrontare per trovare soluzioni alternative a questa qui, ma in ogni caso mi piace per esempio avere l'opportunità di intitolare qualcosa a personalità femminili come quella di Ilaria Alpi anche nella nostra città. Quindi particolarmente interessato, io non posso che invitare l'associazione toponomastica ad un confronto attorno a un tavolo per vedere quali sono i percorsi immediatamente e più fruttuosamente perseguibili.